Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, video breve ma intenso se così possiamo dire, perché volevo parlarvi assolutamente di questa uscita di Sergio Bonelli editore in collaborazione con DC Comics, che fa incontrare Joker e Xabaras nella cover che vedete qua, ma in realtà la storia parla di Batman e Dylan Dog. Allora, se ne è chiacchierato tantissimo di questo albo, se devo essere sincero, quindi ci tenevo a dire la mia in breve, perché comunque è un albo di 22 pagine, ragazzi, scritto e sceneggiato da Roberto Recchioni, con i disegni di Werther Dell'Edera per quanto riguarda le matite e le chine e la colorazione di Gigi Cavenago. Partiamo appunto da questi. I disegni sono, penso, la cosa più bella di questo albo, perché sono veramente veramente fantastici. Guardate qua il tratto di Dell'Edera insieme alle chine e ai colori di Cavenago, sono qualcosa di fichissimo. Adesso stavo cercando, ecco qua la tavola con Batman, guardate qui. Allora, cosa dire di questo albo? È figo, mette un sacco di hype, però ragazzi non vi aspettate una storia completa. Questa è semplicemente un prequel, chiamiamolo così, un numero zero che ci anticipa quello che sarà il crossover fra Dylan Dog e Batman. Sinceramente io sono molto hypato, cioè molto hype per quanto riguarda questo crossover, a differenza di molta altra gente che ho sentito, insomma, che non aveva pareri molto positivi riguardo la storia. La storia in sé parla, in questo breve volume zero, di come il Joker e di come Batman siano presenti all'interno dell'universo di Dylan Dog già da parecchio tempo. Non è uno spoiler, perché alla fine, ragazzi, sono 22 pagine, quindi non vi ho detto niente di chissà cosa, però insomma Dylan e Batman coesistono all'interno dello stesso universo, a quanto ci spiega Recchioni all'interno di questo albo. Un'altra cosa che mi è piaciuta è stato l'editoriale che c'è a fine albo, questo qui, dove ci viene sostanzialmente spiegato come Roberto Recchioni abbia voluto inserire all'interno del mondo di Dylan Dog Batman e soci. E poi vabbè, ci sono gli schizzi preparatori di Werther Dell'Edera per quanto riguarda il Joker e Batman, sono fichissimi, c'è poco da fare. Guardate anche questi qua, dov'è? Eccolo qui, questa era la copertina provvisoria, guardate qua che bella. Molto molto figo, ragazzi, per me è promosso, poi bisognerà vedere insomma come sarà una volta che uscirà per davvero. Se vi è piaciuto il video mettete like, ricordatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, e noi ci vediamo ad un altro video che sicuramente sarà un pochino meno breve di questo e sarà un pochettino fatto meglio, eh? Che dite? Bella lì!